Oggi si ritorna a scuola, per ogni ordine grado sono circa 22.000 gli studenti e studentesse che si siedono appunto sui banchi. Sarà un anno dettato ovviamente dalla presenza, questo è un obiettivo che ci siamo posti, abbiamo lavorato tutta quest'estate per poter ritornare in sicurezza. Gli insegnanti coinvolti sono circa 1.937, abbiamo qualche sporadico caso appunto che non si attiene alle regole del Green Pass e quindi poi diciamo la problematica non si pone perché appunto con le supplenze ricopriamo tutti i ruoli. Sono convinto che sarà un anno molto speciale, c'è voglia di ritornare alla normalità sia per quanto riguarda le famiglie che i ragazzi e le ragazze e soprattutto i docenti. Oggi primo giorno di scuola, 6 settembre, 22.000 studenti, oltre 1.900 sono i docenti e a tutti loro auguro un buon inizio. Abbiamo dovuto naturalmente rispettare le normative e le indicazioni del CTS, quindi si entrerà con mascherina, l'esonero è solo per bambini al di sotto dei 6 anni. Naturalmente ci sono tutte le indicazioni igieniche, gel e distanziamento ove possibile. Anche lo scorso anno abbiamo mantenuto il distanziamento di un metro e anche quest'anno lo faremo. Green Pass per gli insegnanti è obbligatorio dal 1° di settembre, viene verificato giornalmente o dal dirigente o dal suo delegato con l'app del governo. Al momento sono pochissimi i casi di personale docente senza Green Pass. Sono molto contenta perché grazie al vaccino possiamo sicuramente seguire tutto l'anno in presenza e auguro un sereno anno scolastico a tutti. Per fortuna, essendo il primo giorno di scuola della bambina, il fatto che sia in presenza e diciamo quasi ritornati alla normalità è una cosa eccezionale per i bambini. Oggi è una grande emozione, penso, per tutti i genitori, sia per quelli che iniziano una nuova avventura come me da genitore, perché mio figlio è in prima elementare, che per tutti i genitori delle elementari. Un'emozione perché si riprende in presenza e c'è questa grande opportunità appunto di ripartire in classe e penso che sia il premio migliore per tutti questi bambini che non vedevano l'ora di riabbracciare compagni e maestre da vicino. Oggi è il frutto del lavoro di tutta un'estate, abbiamo iniziato il 10 giugno e abbiamo ultimato settimana scorsa, quindi siamo pronti, un anno in sicurezza e soprattutto in presenza.